Non si placa la polemica scatenata da Fausto Biloslavo durante la puntata di Ring di giovedì, quando aveva attaccato Giovanni Marzini, organizzatore di Link, lamentando di non essere mai stato invitato alla manifestazione. Giovanni Marzini, organizzatore del Festival dell'esclusione ad personam, è sempre più vergognoso e scandaloso. Ha tirato fuori una vecchia storia di 28 anni fa di una mia telefonata alla signora Lucchetta quando è morto suo marito Marco per un articolo. Si è ben guardato però dal dire che l'ordine dei giornalisti, subito attivato dalla vedova, ha riscontrato che non ho fatto nulla di male. Per di più, allora nel 1994 avevo già chiesto scusa alla vedova Lucchetta se per caso, pur essendomi comportato professionalmente in maniera corretta, le avevo arrecato involontariamente del dolore, e lo ribadisco adesso senza nessun problema. La risposta di Marzini, che rimanda ai rapporti perlomeno tesi fra Biloslavo e la Fondazione Lucchetta, sotto la cui ala Link si svolge, e che risalgono ad un episodio avvenuto il giorno della scomparsa di Marco Lucchetta, non ha soddisfatto Biloslavo, che oggi contrattacca. Marzini sa benissimo che questa vecchia storia è solo un paravento, altrimenti perché il Festival dell'esclusione ad persona non ha mai invitato neanche Gian Michalessin, il secondo giornalista triestino che ancora fa l'inviato di guerra sul campo assieme al sottoscritto. Siamo solo noi due e guarda caso non invita me, ma Gian cosa c'entra con la vicenda Lucchetta? Assolutamente niente. E perché il premio Lucchetta e Link, che ricordano sempre, ogni anno giustamente, tutti i giornalisti caduti, non solo quelli della RAI a mostra, si sono sempre rifiutati di ricordare Almerigo Grills, figlio di Trieste, il primo giornalista italiano caduto su un fronte di guerra in tempo di pace dopo il secondo conflitto mondiale, il 19 maggio 1987 in Mozambico. Vorrei che a questo rispondesse Marzini, e a questo punto lo sfido a un dibattito a Telequattro in diretta davanti all'opinione pubblica triestina. Poi vediamo chi dovrà porgere le scuse.